Presidio della Will Trasporti davanti al Consiglio regionale toscano per dire ancora una volta no alla gara del trasporto pubblico locale voluto e indetto dalla Regione Toscana. Quali sono i motivi di questa protesta? Ma noi contestiamo alla Regione queste gare che verranno fatte sia sul trasporto pubblico su gomma che sul trasporto ferroviario, perché sono gare per noi al massimo ribasso, nel senso che c'è un taglio di risorse intorno al 25%. Questo per noi provocherà dei riflessi negativi sul servizio, perché ci saranno dei tagli del servizio, ma anche sui salari dei lavoratori e sui posti di lavoro. E in più forse anche il biglietto aumenterà. Quindi diciamo, nel complessivo non comprendiamo questa riforma, che è una riforma alla meno, non alla più. Quindi chiediamo alla Regione di sospendere tutto, di riaprire un confronto con le parti sociali per veramente risolvere i problemi del trasporto pubblico locale e non di trasformare questo in una riforma che peggiorerà le condizioni del trasporto pubblico locale. Oltretutto voi denunciate il fatto che i problemi resteranno tutti aperti, tutti sul tappeto. Rimarranno tutti aperti, perché chiaramente non è con un nuovo operatore che arriverà a fare trasporto su gomma o su ferro che cambieranno le cose, perché non ci sono le infrastrutture, non ci sono dei percorsi dedicati al servizio pubblico locale e mancando anche le risorse è chiaro che questo non potrà migliorare il servizio. C'è un problema della manutenzione, dei mezzi, sia dei rotabili che dei mezzi su gomma. E quindi se non si risolvono questo, anche un nuovo operatore non potrà migliorare sicuramente il servizio di quelli che fanno attualmente oggi gli attuali operatori, ovvero Trenitalia, ATAF e altre aziende di questo genere.